Oggi vediamo come abbassare il battito nella corsa. Sono consigli di massima, ma se siete arrivati al punto di voler evolvere in questo senso, vi consiglio di affidarvi a un preparatore atletico che possa cucire sulla vostra misura un programma di allenamento adatto a voi. Una cosa da fare è inserire nella vostra routine di allenamento almeno un paio di volte alla settimana l'interval training, lavori ad alta intensità come ripetute o fartlek con velocità vicine alla frequenza cardiaca massima. In questo modo aumenterà la capacità del cuore di pompare sangue. Prima cosa, inserire nella routine di allenamento almeno un paio di volte alla settimana dei lavori ad alta intensità, l'interval training come ripetute e fartlek con velocità vicine, prossime alla frequenza cardiaca massima. In questo modo aumenteremo la capacità del cuore di pompare sangue. Con il tempo e gradualmente il cuore imparerà a sopportare intensità sempre più elevate. Il muscolo cardiaco sarà abbastanza allenato e la frequenza cardiaca media si abbasserà. Imparate a regolarizzare la respirazione, ritmandola con i vostri passi. Migliorare l'efficienza del respiro contribuirà ad aumentare l'ossigenazione delle cellule dei muscoli e di conseguenza di abbassare la frequenza cardiaca. E a proposito di respirazione, gli allenamenti possono essere impostati non soltanto in base alle zone di frequenza cardiaca, ma anche in base all'impegno respiratorio, come vi avevo già spiegato in un video precedente. Quindi parliamo di corsa respirazione facile, corsa respirazione leggermente impegnata, corsa respirazione molto impegnata. In questo modo correliamo l'intensità della respirazione ai ritmi dell'allenamento. Inserite un allenamento lungo alla settimana a ritmi blandi per insegnare e abituare il cuore a battere lentamente durante la corsa, creando un adattamento fisiologico che permetta al corpo di essere più ossigenato. I workout per abbassare il battito cardiaco devono costituire almeno il 70% del computo totale dei chilometri percorsi settimanalmente. Questi lavori sono a bassa intensità, parliamo della zona 2 e della zona 3, quindi dal 70 all'85% della frequenza cardiaca massima. Oltre a promuovere l'abbassamento dei battiti cardiaci, aumentano la resistenza aerobica, la densità dei mitocondri nelle cellule, con conseguente aumento dell'efficienza nell'uso dell'ossigeno da parte del corpo per generare energia. Evitate sostanze eccitanti prima dell'allenamento come tè e caffè e in generale diminuite nell'assunzione nelle vostre abitudini di vita. Seguire un'alimentazione corretta e una buona idratazione contribuisce all'abbassamento della frequenza cardiaca. Alternare altri sport che richiedono un'intensità minore rispetto alla corsa, se praticati abitualmente, aiuta ad abbassare il battito, come ad esempio la camminata veloce, la bicicletta, il nuoto, ma anche il lavoro muscolare in palestra. Come vi avevo già spiegato in un altro video, abituiamo a monitorare il nostro battito cardiaco a riposo al mattino, ancora prima di alzarci dal letto. Se seguiamo un programma di allenamento in maniera costante, vedremo che nel tempo il nostro battito a riposo diminuirà. Questo sarà indice di un adattamento fisiologico positivo.